Volevo dirvi, ma ve lo ricordate Italo, il mio stalker? Quanto rompe i coglioni, rompe ancora il cazzo. Adesso vi faccio vedere la A conversazione. parte che mi ha appena chiamato 50 volte, questa è la conversazione col mio stalker. Sì, se la prende con tutti i miei amici. Fa anche le faccine simpatiche, guarda. Eccolo che chiama! Rispondo. Ciao Italo, sono Judy. Ah, stai registrando anche questa? Ma va, figurati. Sì, Ah, figurati. Hai letto i messaggi? certo, Italo. Sì, continua a registrare, continua a registrare. Mi raccomando. Come stai, Italo? Cosa mi racconti? Non sono problemi tuoi, come sto io. Beh, ma mi hai chiamata? Che cosa vuoi dirmi se mi hai chiamata? Scusami. Niente, se hai letto i messaggi o se no, o se ti erano arrivate le carte del consolato. Sì, mi è arrivato tutto. È tranquillo che ci vediamo al processo. Sì, quando è il processo? Che volevi tanto sapere la data. Adesso non mi ricordo, l'avvocato me l'ha comunicato poco tempo fa. E dal consolato cubano non ti è arrivato niente? No, per ora non mi è arrivato niente. Ah, per ora niente. Ok, va bene. Ok, Italo. Perfetto, perfetto. Va bene. Devi dirmi qualcos'altro, Italo? Perché non hai organizzato l'incontro che dovevamo fare con i pre, con tutta quella gente lì, amici tuoi? Adesso sai che siamo tutti in vacanza, Italo, cioè. Mi raccomando, non cancellare niente, non guardare niente, perché i video originali li voglio, hai capito? Certo, Italo, certo. Sì, ridi, continua a ridere, continua a ridere. Sai che via Grietta numero 5A non è lontano. Sì, Italo, sì. Mia sorella? Tua sorella, sì. Vuoi Tua sorella sapere? Giudevi. Sì, dov'è? In Brasile Dov'è? adesso. In Brasile, tua sorella? È cubana? Ah, sì, beh, è andata in vacanza in Brasile. Ascolta, se vado al bingo a Pordenone a parlare della storia degli occhi di tua sorella che stava già male prima di dicembre 2013, con chi devo parlare? Con chi devi parlare? Cos'è? Guarda che mia sorella sta benissimo. Ah, sta benissimo, gli è passato il problema agli occhi. Sì, l'è passato. Ah, gli è passato. Era un'altra puntata del tuo show? Quale show? Quale show, Italo? Tutti quelli che fai, ne hai tantissimi, ne hai tantissimi. Beh, certo che ne ho tanti, sono la diva del tubo. Ascolta, diva del tubo, diva la signora, come ripeto, che adesso ho un'amnesia. L'amnesia, oltre all'amnesia hai anche altri problemi, Italo. Tipo, che problemi ho? Ma niente, Italo, era una battuta. Che altri problemi? No, voglio sapere che problemi ho, mi interessa questo. Niente, Italo, stai tranquillo. Portare in tribunale. Non è che ti voglio portare in tribunale, ti ricordo che quella che ha fatto la denuncia per stalking sei tu, Alicia. Ah, capito. Ma io non mi chiamo Alicia, mi chiamo Judy. Ah, Giudi, adesso. Certo. Adesso ti chiami Giudi, però sullo schermo a me viene fuori Alicia Grifanti. E beh, ma sai, è il mio nome fasullo per fare le mie cose, sai, le dirette finte, quelle cose lì. E Vislara, la dittatora là? Eh? Chi? Vislara? Chi è Sì, ti ricordi Vislara? quel video? Quel video che ha messo adesso in diretta, che non è in diretta. Quello sono io e mi hai fatto pure nero e brutto. Se mi ricordo, ascoltami, secondo te, se mi ricordo che ti ho scopato
cambio giorno. Quando è che abbiamo scopato Italo? Nel 2003? Se io ti ho conosciuto nel 2010, ok? Sì. E Se io ti ho conosciuto e ti ho visto qua nel 2013, ok? noi abbiamo E tu mi hai detto scopato. che... Ascoltami, se io ti ho conosciuto a te qui in Italia nel 2013, Sì. Ok. ok? Oh, e tu mi hai detto che erano 10 anni che eri in Italia, 2013 meno 10, quanto fa? 2003. Ecco, e Quindi tu allora perché non ti ho detto secondo 2003? tutti questi calcoli dici che abbiamo scopato nel 2003? No, perché non mi ricordo bene l'anno. Nel 2003 ero Guarda, minorenne. appunto, è nel 2003 quando mi hai detto che avevi 15 anni e una figlia. Tu non ti ricordi perché io ti ho chiesto perché la figlia era tua, ok? E perché non ti ricordi perché ti ho chiesto che Angela ti chiamava mamma? Eh sì, ho fatto una figlia un po' presto, sai. E non ti ricordi, infatti hai anche le smagliature sotto il culo e da altre parti. Secondo te io non riconosco le smagliature di chi ha avuto un figlio? Secondo te sono cinque, scemo? Eh no, è vero, quelle smagliature Ivis Lara non si caga addosso adesso che dovrà venire giù? lì. Ivis Lara, la mia grande amica, Ivis Lara. Pensavi veramente che io fossi imbecille, vero? No, Italo, non lo penso assolutamente. Sei solo un Pochino pochino problematico, però non fa niente, Italo. problematico, perché problematico? Problematico perché Ma niente, Italo, lascia stare. Pensa a quella volta che abbiamo scopato nel 2003, non eri contento? Giudi, Dimmi. pensa a tirare fuori tutti i video porno che hai messo sui siti internet e pensa a tirare fuori tutti i soldi che mi devi. Ma per i video porno con te? No, per i video porno con me, perché con chi li hai fatti quei video porno? Con Io già te, Italo, li ho fatti con te. con te, a mia insaputa, Evidentemente. sono stati estorti a mia insaputa, evidentemente. Ti ricordi quella sera che hai preso il piumone, hai detto prendo il piumone da sotto il letto e dalla parte mia dove dormivo c'era il computer aperto? Secondo te io sono imbecille che non so che tu hai un computer sotto al letto e mi ha aperto e magari stai scambiando file wifi o con gli infrarossi o altra tecnologia? Sì, sai che io ho tutti questi miei metodi tecnologici avanzati, come quando faccio le dirette Sì, finte. sai vero che io allora secondo te io sono un perfetto cretino, un mongoloide che non arriva a capo. Cazzo, mi è caduto il telefono. Ah, ti è caduto il telefono o ti è caduto il computer o quello che stai registrando? Italo, una vitaccia. È una vitaccia. Vabbè, Italo, adesso devo andare, quindi hai qualcos'altro da dire? Come adesso devo andare? Secondo te, io non so, secondo te, ma veramente, veramente. Guarda che prendo, parto a piedi e vengo in via Griet 5A, ok? E vieni in via. Sì, vieni, vieni, Italo, vieni. Vieni in via, sì, perché non l'hai detta la via? Perché non l'hai detta la via? È via Griet 5A. Via Griet 5A, vieni, ti aspetto, Italo. Sì, perché è scritto sulle carte della procura. E ho Hai capito, capito? Italo. Giudi o Alicia Grifanti, come vuoi chiamarti, i miei telefoni, tutti i miei telefoni, ok? Con tutti i miei numeri, sono stati 6 mesi sotto sequestro nella procura di Pordenone. Hai capito? Ho capito. E se l'ha fatta la procura di Pordenone, c'è un motivo, ok? Vuol dire che magari vivi proprio a Pordenone. Hai E certo, lo capito? sanno tutti che vivo a Pordenone. Adesso, sentitelo, io devo asciugarmi i capelli, quindi devo andare. Sì, i capelli, dalle telefonate, dai registri del telefono, ok? Dai tabulati telefonici, vedono se è fatta prima la telefonata mia con tua e dopo il blog e dopo tutto quanto, ok? Sì, Italo. E allora smettila, devi smetterla, devi finirla, devi arrenderti, hai capito? Va bene, Italo. Ascoltami qua, te lo dico veramente, devi arrenderti perché tu devi venire in tribunale, hai capito? Ho capito, Italo. Ascoltami qua, ascoltami qua.
Ascoltami qua. Il giorno che verrete in tribunale, avete il coraggio di venire dentro all'aula? Italo, dai, su, falla finita. Ascoltami, il giorno che per venire in tribunale ci sarà un'entrata in tribunale, no? Sì, veniamo, Italo, veniamo tutti in tribunale, tutti. Venite ascoltati da chi? Dalla famiglia potente di Lorenzo? Sì, Italo, veniamo scortati. Dalla famiglia potente di Lorenzo? Da sua sorella Terona o chissà chi di Terona che mi ha telefonato minacciandomi? Sì, Italo, veniamo. Sai che sono in contatto con questa famiglia mafiosa. E devi anche stare attento, Italo, Esatto. che ti fanno saltare in aria. Eh sì. Mi fanno saltare in aria, però mi fanno saltare in aria dopo che le carte sono andate al consolato cubano. Perché se erano così Certo, potenti non avevano fatto prima che mandassi le carte. Italo. Italo, guarda che uno di questi giorni salti in aria, eh. Stai attento, Italo. Guarda che salti in aria. Quindi sai perché non scherzano queste persone. Quindi stai attento, Italo. Soldi li goderanno altra gente. Certo. Tu sai la differenza. Ascoltami, tu hai detto che io salto in aria e io ti dico che non ho paura, hai capito? Sai perché? Tu sai la differenza tra la vita e la morte? No, Italo, dimmela tu la differenza tra la vita e la morte. Io non so la differenza tra la vita e la morte perché io sono stato 4 giorni in coma, hai capito? E se fossi morto non ho visto nessun bagliore, nessuna luce bianca, nessun angelo che mi parlava, niente. E quando mi sono svegliato è come mi fossi alzato dal letto la mattina, Ah, hai capito? ecco perché ti sei fottuto il cervello. Perciò dopo la morte non c'è niente, ricordatelo, io so la differenza, hai Va capito? bene, E se fossi Italo. morto, e se... E se fossi morto, e se fossi morto, non avrei nessun ricordo, niente di niente e tutto quanto. Perciò io posso morirmene tranquillamente. Va Anche perché bene, Italo. sono nulla tenente e nulla facente. Non lascio niente in giro per il mondo. Famiglia non ne ho, figli da mantenere non ne ho, sono solo io. Bene, Italo. Tu Allora. invece figli ne hai due. Tu invece figli ne hai due. Hai Giusto, capito? due. Angela e quello nuovo non si sa come chi è. Il Ve padre, ascoltami qua, il padre di quel figlio là, ok? Lo avrà riconosciuto. Italo, sai, qua c'è un po' di confusione tra padri e Ascoltami qua, il padre del bambino lo avrà riconosciuto. ma non sono affari tuoi, Italo. Non sono affari tuoi, ma siccome tu pubblichi sul tuo sito, sul tuo profilo Facebook le facce di quel papà con questo, con quello e quell'altro del bambino. Hai capito? Ho capito, Italo. Hai capito? Italo, adesso devo andare a cena, capito? Ascoltami qua, io lo dico a te, non l'ho detto né a Albi, né a Coso, né a Ibislare, Coso. Come mai, il marito Ibislare. di Eli, Albi, là, Coso, ha la stessa mia mano sinistra? Italo, adesso ti saluto. Fai un saluto ai divetti alle divette. Perché io mi Italo. conosco e sono giù di cose. Le foto dovevate usare altri filtri, altre cose, altre Italo. tecnologie perché si riconoscono. Italo. Sì, S dimmi. fai un saluto ai divetti alle divette. No, di vete, io non faccio nessuno saluto. Io voglio vedere la faccia che farà tua mamma il giorno che mi conoscerà. Hai capito? Ok, Italo, va bene. Io non saluto le divette, le divette. Ricordati che anche questo audio, devi portarlo e farlo sentire. Oh, guarda che quel cane che hai a casa rompe troppo i coglioni, hai capito? Sì, Italo, un cane di merda. Quel cane là rompe troppo i coglioni. Guarda, è vero, è vero. È proprio un cane di merda, dovrò farlo sopprimere.
sì. Poi ti mando a casa la testa del mio cane in un pacco regalo. Potente, Esatto, certo, lo so, te l'ho eh? detto. Esatto. Tu in questi giorni Sì, salti in aria, Italo. guarda che quella sera, ricordate che il brigadiere di Ponte di Piave gli ha detto: signorina Giudemi Esquivel Barrios, lei è stata picchiata dal signor Italo Brussolo e tu hai detto di no, hai capito? Ma io sono Ok. Judy o sono Alicia? Ah, non so, devi dirmelo tu, e devi dirmelo tu, sei tu che stai facendo confusione. Ah, io faccio un po' di confusione, Italo. Capisco, Nel giro di Italo. 20 minuti hai detto due cose differenti. Nel giro di 20 Esatto. minuti hai detto due cose differenti. Faccio un po' di confusione. Comunque ora vado a cena, Italo, quindi ti saluto. Juldevi Esquivel Barrios, dove abita? In via Griet 5A. Pordenone, giusto? Ascoltami, non sei perseguibile penalmente, come hanno detto i carabinieri di Cesalto, il comune dove io vivo, hai capito? Non sei perseguibile penalmente. Come fai a guidare una macchina? Come fai ad avere una casa intestata? Come fai ad avere un coso e tua sorella, essendo il tuo tutore legale, dovete vivere assieme? Beh, per via della famiglia mafiosa, sai, siamo favoriti. Ah, per via della famiglia Sì, mafiosa. esatto, quella che ti Ah, farà saltare in aria, Italo. ok. Di al tuo dirimpettaio, ok? Di al tuo dirimpettaio, che è meglio che mi chiami perché forse lui non sa che è stato registrato. Hai Va capito? bene, Italo, adesso però mi hai rotto i coglioni, quindi ti saluto. Panontin, sa di essere stato registrato? Italo, mi hai rotto il cazzo, ciao. Saluta, ciao. Ciao, che Panontin, sa di essere stato registrato? hai rotto i coglioni. Poi mi viene un video troppo Rispondi, lungo. rispondi, rispondi, Italo, mi hai rotto i rispondi. coglioni. Ti saluto, A salutami. quello che dicevi, a quello che dicevi, io ho scopato con te e non voglio stare con uomini sposati, lo hai avvisato? Chi, Italo, chi? Tutti i messaggi che avevi su Messenger di Facebook? Ma chi ha sposato Italo? Chi? Tuo amico militare, lo hai avvisato che quello che gli hai detto è la prima volta che mi sono innamorato in Italia di uno, te lo farò conoscere? Italo, hai rotto la Giorgia Russolo, minchia. l'hai avvisata che deve venire in tribunale, ok? Che gli hai detto che non hai il fibroma? Ho un L'hai fibroma. avvisata? Hai detto che avevi un fibroma all'utero, qui i messaggi, hai detto che il tuo dottore te lo ha detto, ancora qui i messaggi. Allora morirò, Italo. E come mi hai detto che ti ho causato un aborto spontaneo, hai capito? Pure un Perché non fai un altro. vlog su questo? Ah? Cioè, quindi quanti figli? Vabbè, Italo, lascia stare. No, guarda che messaggi qui li ho, dove hai detto oggi non sono andata a lavorare perché sono andata dal mio dottore, ok? Che ubriaca sei caduta da sola per terra e mi hai provocato un aborto spontaneo. C'è il messaggio? C'è il messaggio? Meno male che me l'hai provocato. Pensa se nasceva un altro Sì? come te, Italo. Sì, perfetto, Cazzo, hai fatto perfetto, proprio bene. perfetto. Ciao, Perfetto. Italo. Ciao. Ascolta, i messaggi, guarda che ho ancora qua i messaggi dove dicevi che era figlio mio, hai Sì, capito? va bene, Italo, va bene. Ok. E Ciao, il papà di quel figlio deve presentarsi, hai Italo. Va bene, ciao, capito? Italo. Ciao, Italo. Ciao Ok. Italo. Ok. E quando uscirà il vlog? Tra un po', Italo, perché ho un po' di video arretrati. Ascoltami qua, sai che io ho salvato dove dici che si vede tipo marsupio, tipo canguro? Cosa? Sai che hai fatto un blog sui vestiti che sei andata a comprare? Hai comprato anche una felpa? Hai comprato una felpa anche con la tasca tipo marsupio? Come si dice tipo canguro? Come si dice marsupio in spagnolo, in cubano?
Non lo so, Italo, non mi ricordo. Ah, a me sembra che si dica canguro. Ok, E se lo dove tu dici. dicevi, dove tu dicevi che la diva del tubo non è cubana, hai capito? Certo che la Mi diva è sembra che uno che cubana, dica. sono io la diva del tubo. Ah, sei tu la diva del tubo. Ah, Giudi. perché l'altra volta sull'altro vlog che hai fatto dove dicevi telefonata con mio stalker, dove ripeto che io non ho nessuna condanna in definitivo per stalker e in Italia ci sono 3 gradi di giudizio, perciò tu mi stai diffamando di fronte a milioni di visualizzazioni. Mi ha detto che tu sì, sei cubana. Certo che sono cubana, mentivo quella volta. Quando uscirà questo nuovo vlog che fai? Tra un po', Italo, tra un po'. Italo, adesso basta, mi hai rotto il cazzo, ciao. Che rompicoglioni, il mio stalker, rompicoglioni incredibile. Comunque, niente. Questo lo se io lo non lo blocco apposta per fare i video che fanno ridere a voi, cioè, quindi pensate, io non blocco il mio stalker apposta per voi. E con questo io vi saluto e vabbè, magari ci sarà la terza puntata.